Ragazzi, che profumino di benzina ad alti ottani. Che grandissima macchina che provo oggi. Parliamo della DS23. Disegnata da Flaminio Bertone e presentata nel 1955 al Salone di Parigi, va a sostituire la Traction Avant che lui stesso aveva progettato. È lo squalo, ha soluzioni di pregio veramente inimmaginabili. Pensate ad esempio ai fanali che si spostano insieme allo sterzo, o ai freni, la scocca del motore. Tante, tante bellissime soluzioni e poi uno stile incredibile. Vediamo come va. Cintura come quella dei Jet innanzitutto, bellissima. Non serve tirar l'aria perché è già un po' caldina. Prima dentro e via. Ecco qua, ce ne andiamo a fare un bel giretto con la nostra DS23 che nel frattempo, mentre l'abbiamo accesa, si è alzata. Le sospensioni funzionano con un gas, una membrana e un liquido. In questo modo, insomma, si adatta al terreno. Può procedere anche con soltanto tre ruote. Basta che sia una di quelle dietro a mancare, ovviamente. Sembra di essere in un sogno, ragazzi, è veramente bellissima. E poi è di una comodità sconcertante questa DS23. Poi si guida, devo dire, molto bene. Le sospensioni lavorano in una maniera eccellente e anche lo sterzo è morbido. Insomma, per essere una vettura degli anni 60 se la cava davvero bene. Ragazzi, sono quasi commosso. Questa macchina è incredibile, è davvero incredibile. Pensate agli interni, qui si sta comodissimi, è una vera poltrona. Sono realizzati in un materiale che si chiama Dunlopillo, che viene utilizzato adesso per i materassi, per dirvene una. Ma poi è curatissima questa macchina. I tre quadranti sono davvero bellissimi. Il cambio è a 5 marce più la retro ed è in posizione piuttosto particolare. Il volante ha una razza soltanto, però già per quei tempi aveva il servo sterzo. Questa poi è una Pallas, quindi la versione top di gamma, e conta tutta una serie di bellissime cose. Quello che ci fa impazzire sono le sospensioni idropneumatiche. Citroen poi le ha utilizzate per esempio per l'ultima C5, ma così non se ne sono più viste. Pensate che qui c'è una leva che mi permette di alzare o abbassare la macchina a seconda della situazione, a mio piacimento. È davvero, davvero, davvero fantastica. Questa macchina, ragazzi, è tutta particolare. Pensiamo ad esempio alla frenata. I freni a disco davanti, a tamburo dietro, sono stati posti praticamente on board, alla fine del differenziale, quindi quasi nel vano motore in fin dei conti. E per azionarli c'è un pulsante, non c'è il classico pedale. Bisogna farci un po' la mano, devo dire, però fantastica. Ragazzi, mamma mia, che avventura e che bella la DS23. Tra l'altro ho scoperto che è la macchina dell'ispettore Ginko, quello di Diabolik. Io vado, continuate a seguirci su YouTube, al prossimo video, ciao!